Bella a tutti i folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi, come state vedendo da queste immagini, sono qui a portarvi un nuovo gameplay dedicato a H1Z1 e in particolar modo oggi andremo a testare per la prima volta i nuovi Battle Royale, tra virgolette. Infatti, per chi non avesse seguito i miei scorsi video, H1Z1 si è diviso in due giochi, ovvero H1Z1 Survival, che comprende appunto i survival, il sistema di costruzione delle basi e così via, che non vi ho portato quasi mai sul canale, forse ho fatto due o tre episodi, e poi si è diviso nel secondo gioco, ovvero H1Z1 King of the Kill, re delle uccisioni, che praticamente comprende i Battle Royale e tutto il sistema PvP. Quindi oggi andremo a testare per l'appunto King of the Kill. Ovviamente, se non notate tantissime differenze rispetto agli scorsi Battle Royale, è proprio perché lo split è avvenuto neanche una settimana fa, almeno rispetto a quando sto registrando questo video, e quindi non ci sono stati completamente aggiornamenti, hanno sistemato semplicemente dei bug con i server e roba così. Una cosa che ho notato innanzitutto però come unica differenza, anzi ne ho notate due, è che c'è la telecamera in terza persona che è più vicina rispetto al solito. Almeno secondo me, non so se è cambiato qualcosa, poi magari vado a guardare gli altri video. E un'altra cosa è che ho visto che c'è la possibilità di cambiare il colore del crosshair. Infatti come vedete adesso è rosso, si può cambiare con tutti i colori che vogliamo, basta che andiamo nelle impostazioni. Altre differenze principali non le ho assolutamente notate. Soprattutto non ho avuto il tempo di leggere i changelog, perché dato che ho avuto gli esami all'università non ho avuto appunto il tempo. E quindi se magari sapete qualche novità importante che sta per arrivare oppure già arrivata, scrivetela qui sotto nei commenti. Altri colpi del pompa. Cioè, posso mettermi a sparare in aria così per festeggiare. Abbiamo 60 colpi. 66. Che non... non li userò mai tutti. Comunque ci sono sempre le solite pistole buttate in giro che sono inutili come... come non so cosa. Un machete, una flash. Le nade che... spero che aggiungino altri slot qua sotto, perché sennò le granate non le posso usare. Perché o mi tengo la flash in mano o mi tengo l'R15. Cioè sono due cose distinte e separate. Pistola. Ho sentito qualcuno che ha trovato una jeep e sta passando per quella strada. Non so se l'avete sentito anche voi. E niente, un veicolo sinceramente ci serve, perché dato che siamo in colonia. Aspettate, la jeep sta... si è fermata qui, ragazzi. Qui davanti. Questa casa arancione. Forse gliela posso fregare. Please, please, please. Eccola. Sì, si è fermato dentro un cespuglio come se non l'avessi vista. No, gli ha staccato il motore. Gli ha staccato il motore, ragazzi. Quello si è messo alla finestra. Non so se l'avete visto, portate indietro il video. Era proprio nella finestra là in alto. Adesso di sicuro lui scenderà. Ecco, sta scendendo troppo stealth per i miei gusti. Oh cavolo, ha laggato. No, un altro veicolo. Oddio, 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 ragazzi. Dove cavolo è? Oddio, un altro ammazzato. Ma che cavolo? Perché ce l'hanno tutti con me? Sto qua dei vestiti fighissimi, ragazzi. Due kill, abbiamo ammazzato due piccioni. E soprattutto questo, aspettate, fatemi vedere sta cosa qua a terra, che non c'è nulla di che. Sto dicendo soprattutto questo, aveva già il veicolo pronto, quindi non penso. Esatto, già parte immediatamente. Oddio. Due jeep, uno accanto all'altro, lo sono riuscito a prendere. Peccato non li posso trasportare. E abbiamo fatto una doppia uccisione col pompa che... wow, devo dire che questo crosshair rosso mi incentiva di più a fare le kill. Quasi quasi in questa partita mi metto a rushare con la macchina e poi col pompa li ammazzo. Oppure è una missione troppo suicida. Boh, non lo so. 46, ok, dobbiamo andare verso le 5. Però più che altro, più che andare alle 5, io salgo sulla montagna come faccio di solito. Dato che l'80% delle volte il gas spawna qui. E soprattutto sulla montagna dovrei riuscire a vedere se c'è qualche airdrop o qualcosa. Però di sicuro non sarò il primo a camperare qui. Dato che sono anche in ritardo. Dato che ero andato all'altro lato della mappa. Ok. Guardiamoci attorno, perché ogni sasso potrebbe essere un nemico. Soprattutto potrei tentare di schiacciare qualcuno con la macchina. Solo che ogni volta che ci provo l'ho messo malissimo. Oh. Hanno bombardato qui a destra. Quindi significa che c'è un airdrop qui nei paraggi. Però non vede il fumo. Forse in quest'altro lato della montagna? Vabbè. Guardiamo avanti e non guardiamo ai lati, perché se no non vedo se c'è qualcuno qui su questi pendii. Qui c'è una sedia e un campfire buttati così a caso. E lì c'è un veicolo. Dietro di me non mi sembra di vedere nulla.
Quasi quasi pedino quel veicolo e cerco di andarlo a prendere. Si sta ribaltando, ok, forse non serve che lo vada a prendere perché tra un po' farà boom. È capitato una volta di fare la sua stessa fine. Cioè, infatti è morto. Si vede dalla chat, nessuno l'ha ammazzato, si è suicidato. Meglio così, siamo rimasti in 37 giocatori e un veicolo in meno. Questo dovrebbe essere un airdrop? Non lo so, è piuttosto lento, quindi forse sì, è un airdrop. E spero che lo droppi qui nelle vicinanze. Sì, è sicuro un airdrop, perché quello del gas è molto molto più veloce. Perfetto, ha droppato qui davanti a noi. Mettiamo il nostro veicolo pronto per scendere giù, così appena cade sgommiamo davanti l'airdrop e vediamo se riusciamo a prenderlo. Anche se rimanendo in 23 player, prendere l'airdrop è difficoltoso. Mi darebbe fastidio morirci così, però bisogna tentare. Un minimo di rischio ci sta sempre. 22 player. Poi non so soprattutto quanta gente andrà nell'airdrop, perché se tutti pensano come me che è pericoloso, forse non ci va nessuno. Non lo so. Sta cadendo, qua siamo lontani. Rischiamo di non riuscire a prenderlo. Soprattutto dobbiamo cercare di prenderlo per primi, perché non so se lo sapete, ma dopo tipo 30 secondi che si apre l'airdrop passa un aereo che bombarda tutto. E non vorrei essere bombardato. Comunque, dato che siamo già in 21 e non vorrei fare casino, nascondo la mia macchina qua, così nel caso dopo la prendo, sempre se rimango vivo. E ci avviciniamo a piedi verso l'airdrop, così possiamo guardarci attorno, possiamo nasconderci dietro gli alberi. Ok, 30 secondi. Sta cadendo. Questo che aereo è? Fammi dire, quello che bombarda. Ci sono proprio sotto. Ok, non mi sembra quello del gas. Ok, non scherzava, era quello che bombardava. Perché così presto? Vabbè. E soprattutto, dove è caduto? Ah, ancora sta cadendo. Un pochino buggato, perché c'è il container attorno e poi c'è la cassa che si vede che passa attraverso le texture. Però vabbè. Ancora siamo in alfa, come tutti i giochi. C'è piuttosto silenzio in giro. È partito qua il fumogeno, quindi siamo spottati dappertutto. Veloci, dimmi che c'è un cecchino. Sì, nice. La ghilla abbiamo trovato pure. Così ci possiamo mimetizzare, che figata. Perfetto, saliamo. Ok, allontaniamoci da questa zona perché ovviamente tutti cercheranno di venire qui. Dovremmo toglierci anche lo zaino per essere mimetici, però non esageriamo. E comunque questa è la seconda volta che trovo il cecchino all'interno della cassa. L'ultima volta che l'ho trovato, non voglio dirlo, però ci ho fatto una morte bruttissima. E cerchiamo di non fare la stessa cosa dell'ultima volta che l'ho trovato, appunto, quest'arma. Che adesso vi faccio vedere, perché di sicuro il 90% di voi non l'avranno mai vista. Praticamente è un cecchino che col tasto destro mira e il colpo dovrebbe andare abbastanza dritto. Dico abbastanza perché non è che ho avuto tutto questo tempo per testarla. Ok, ok, saliamo. Spero che non ci sia nessuno ancora. Che non c'è un veicolo proprio sopra di noi. Forse adesso lui scenderà dal veicolo. Non lo so. Sì. O no? No, ci ha visto, ci ha visto. Dove è andato? What? Ehi, dove è finito questo? Giù dalla montagna? Per me va bene se è finito giù, però poteva anche scendere. Ok, lì sta arrivando uno. Possiamo testare il nostro cecchino. Ma è buggato. Si è buggato, questo qua è buggato nella montagna. No, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Voglio morirci, ti prego. Che l'abbiamo ammazzato. Prendiamoci il medikit. Nel frattempo ricarichiamo. Come avete visto, mentre saliva c'era il personaggio che saltellava a caso. Di sicuro si era buggato. Soprattutto non so se possiamo sparare. Ci sta sparando là sopra questo. Non so se il colpo va dritto. Non ci sto capendo nulla con quest'arma. Mi sto sparando così ignorantissimo. Comunque sono rimasti 15 player. Qui sotto prima c'era un veicolo. Lì sopra con la rendering distance neanche mi fa. Che non devo mirare più in alto. L'ho ammazzato. 14 player. Ci ha chinato malissimo a quello. Però è rimasto ancora in piedi. Forse si è buggato.
Comunque l'hunting cosa, beh, come avete visto è una cosa abbastanza OP, solo che fa un casino di rumore e ci fa spottare dappertutto. Direi adesso di andare là sopra, dato che è la parte più alta della mappa. Oddio, ci sta pushando uno contro, non l'avevo assolutamente visto. Dai, dai, muorici. Ok, l'abbiamo ammazzato, non ci ha preso neanche con un colpo. Oddio. Cavolo. No, mi stanno sparando ancora da sopra, penso. Sì, abbiamo pure preso. Ci dobbiamo nascondere, prenderci un medikit e poi lo attacchiamo col bot, col cecchino. Ok, perché lui non sa che io ce l'ho, ovviamente, lo sniper. Ok, aspettiamo che si riaffacci. Abbiamo finito i medikit, quindi ci serve assolutamente l'uccisione di quello, che di sicuro ne avrà un paio. E soprattutto dobbiamo stare attenti che non ci arrivi nessuno da dietro, perché non siamo in un punto bellissimo. Dai, spunta. Soprattutto io sono sotto e non sono in una posizione favorevole. Potrebbe arrivarci anche qualcuno dietro di lui. Però, dato la mia fortuna, si è rimasti in 12, eviterei di rischiare, cioè di perdere tempo. Gli dovrei pushare contro. Ok, lì affacciato. L'ho preso malissimo. L'ho ammazzato. Perfetto. Sto moderatamente blindando, quindi dovrei usare anche le band. Il medikit non mi basta. Spero di fermare questa emorragia. Spuntato solo un avviso. Ok, il mio sangue sta lentamente ritornando. Però di sicuro non funzioneranno mai tutte queste band. Devo trovare un altro medikit là sopra. Usiamo un'altra benda. Siamo rimasti 10 giocatori. Quello ci sarà rimasto malissimo che l'ho sniperato. Che l'emorragia si è fermata. Stiamo attenti andando qua sopra, perché di sicuro, sentendo tutti questi spari, qualcuno sarà arrivato. Ora qui, cosa c'è? Zero medikit, cavolo. Non va bene. Poi c'è quest'altro che abbiamo checkinato. Che ok, perfetto, 13 medikit, anche dei pantaloni, boh, più fighi, giubbotto antiproiettile, ecco perché non è stato one-shottato. La kill ovviamente non me la tolgo. Mi sparo un altro coso. Medikit. Perfetto. Ci guardiamo qua attorno. Comunque prendere quell'airdrop è stata la cosa migliore che potessi fare. Adesso prenderne un'altra sarebbe rischiare un casino. Quindi voglio rimanere qui e cecchinare quelli che lo prendono. Sento degli spari, non so. Però non so da dove provengono. Perché si sente tipo rimbombo tra le montagne. Molto probabilmente ci sarà qualcuno dietro di me. Ok, 10 secondi. C'è qualcuno lì che lo sta per prendere. No, proprio la montagna davanti alla faccia. In modo che non posso controllare. Attimo, ragazzi, spremoci un altro medikit. Così nel caso ci dovessero hittare, siamo già curati. Ok. E vediamo se qua sotto c'è qualcuno. Oppure sono tutti pronti a camperarsela. È caduto in un punto bruttissimo. Quello là sotto è un cespuglio, non è un player. Oh, ma nessuno li vuole, sti airdrop? Vabbè. Se non lo volete voi, lo prendo io però. Che cagata. Non c'è manco il cecchino. Speravo di trovare i colpi. Solo per questo ci sono andato. Vabbè, allora ritorniamo nella nostra posizione, però là sopra. Questo è l'aereo che bombarda. No, grazie. Io non voglio le sue bombe. È l'aereo dell'ISIS. Perfetto. Lì c'è un quad abbandonato nel bosco. Ho visto uno. Aspettate, aspettate. Pensa che io non l'ho visto. È là dietro. Dietro quell'albero. Dai, affacciati. Affacciati. Ah, mi sta. Gli abbiamo fatto HS. E c'è un altro là sulla destra, ragazzi. Perché ho caricato. Non ha capito niente questo. Oddio. Quello lì abbiamo fatto proprio una foto, perché era dietro l'albero e non ci stava proprio guardando. L'altro pensavo che mi avesse visto, ma boh, si è perso. E adesso, dato che siamo proprio qui, direi di spararci un medikit, che ormai penso sia arrivata l'ora. Il problema è che adesso il gas si chiude così tanto da proprio costringerci a lottare. Quindi devo mettere per forza questo medikit.
Ok, ora inizia a chiudersi. E io vorrei stare nelle retrovie. Già sto incominciando a prendere danno. Gas ci sta inseguendo. Lo so che sono nel gas, lo so. Cioè, non so se l'avete visto, ma il punto del gas è proprio un buco. Ok, dovrebbe essere questo, super giù. Il problema di essere nel gas è che tu non te ne accorgi. Perché in certi punti non lo vedi. Ok, adesso ci stiamo curando. Sicuro là proprio sta andando a cercare le sue prede. Altro medikit. Meno male che ne ho presi 14. Oddio. Siamo rimasti in tre. Quindi io, quello dentro quella macchina. È una bomba che mi è finita in faccia. Ah sì, c'è uno lì. No, perché sono col cecchino? No, il cecchino. Avevo preso praticamente il binocolo. Ok, l'ho ammazzato. L'ultimo forse è quello con la macchina della polizia, ragazzi. Che è in alto rispetto a lui. Almeno lo era. Penso. Che sono tutte queste esplosioni? Uno contro uno. Ah, lo vedo. È lì. Ci ha visto, è sceso. No, no. Non ci posso credere. Gli ho tolto 49 di vita. Korea number one. Nice match, You man, know? nice. Ho fatto Nice 9 match. kill. Va bene, è stata fantastica sta partita. Quindi niente ragazzoli, questa è stata la partita più bella che abbiamo mai fatto nonostante non sia riuscita a vincere. Perché quel check-in mi ha dato un'emozione che non provavo da parecchio in questo gioco. Comunque niente, vi invito a lasciare un casino di like se vorreste sostenere me e questa serie. E ci becchiamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao ragazzi.